Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Siamo alla seconda domenica del tempo di Avvento, quindi abbiamo acceso la nostra seconda candela. Oggi ci fa compagnia in modo speciale Fratello Charles Foucault, che abbiamo ricordato in questa settimana, che è già stato riconosciuto santo, ma deve ancora avvenire la celebrazione della canonizzazione. Ci faremo un po', lo teniamo un po' così sullo sfondo, perché è un uomo che ha amato tanto l'incarnazione del Signore e in questo tempo di avvento ci può aiutare ad entrare in questo grande mistero. Vediamo adesso cosa dice il nostro salmo di oggi. Il ritornello ci parla di misericordia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. E il salmo poi dice: ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace. Ecco, mentre la settimana scorsa il Salmo ci diceva: tu, pastore di Israele, ascolta, cioè noi dicevamo a Dio: ascoltaci. Oggi invece noi diciamo: ascolterò, ascolteremo che cosa ci dice il Signore. E per ascoltare che cosa ci dice il Signore dobbiamo fare silenzio. Silenzio in che senso? In questo momento forse vuol dire fare silenzio delle nostre paure, del nostro sconforto, della nostra inquietudine, del nostro anche senso di ribellione che magari ci sta crescendo in questo tempo. Ecco, fare silenzio di tutto quello che ci impedisce di ascoltare la voce della misericordia che è il Signore Gesù. Egli annuncia la pace. E il Salmo poi ci dice: certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Noi su questa parola siamo già consolati, anche se non ancora del tutto. Infatti, nella prima lettura Isaia dice: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e gridate che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto, eccetera, eccetera. Quindi noi oggi vogliamo prendere il caffè alla luce di questa grande speranza che ci viene dalla parola di Dio, dalla fede in questa parola. Al di là di quello che noi possiamo provare, pensare, avrete sentito che chi è saggio ci dice: noi non siamo i nostri pensieri, noi non siamo le nostre paure, noi siamo molto, molto di più. Allora, mettiamoci in un bel silenzio che ci darà anche pace, perché già fare silenzio in questo senso ci porterà la pace. E lo Spirito Santo, come ci fa ricordare le parole di Gesù, così ci faccia dimenticare tutte invece le altre parole che non sono del Signore, perché non ci portano consolazione, non ci portano pace, non ci portano serenità. E insieme possiamo appunto parlare con Charles de Foucault al Signore come ha fatto lui. Lui aveva un continuo dialogo e scriveva anche molto questi dialoghi. Noi ne leggiamo un pezzettino. Si rivolge a Dio, a Gesù: tu mi dici che io sarò felice, felice della vera felicità, felice nell'ultimo giorno, per quanto miserabile sia, sono una palma sulla sponda delle acque vive. Delle acque vive della volontà divina, dell'amore divino, della grazia. Noi siamo una palma le cui radici sono nell'acqua viva dello Spirito Santo. E che darò il mio frutto a suo tempo. Tu ti devi consolarmi. Io mi sento senza frutto, io mi sento senza buone opere. Io mi dico: mi sono convertito da 11 anni, io mi dico: mi sono convertita da 20-25 anni. E che cosa ho fatto? Quali erano le opere dei santi? Quali sono le mie? Io mi vedo le mani vuote di bene. Tu ti devi consolarmi, produrrai frutto a tuo tempo, mi dici. Qual è questo frutto? Il nostro tempo, di noi tutti, è l'ora del paradiso. Tu mi prometti che se persisto nella buona volontà e nel combattimento, per quanto povero mi vedo, avrò frutti in quest'ultima ora. Allora noi crediamo alla parola di Dio, vediamo la testimonianza di questi santi e quindi nella pace che ci viene dallo Spirito Santo
prendiamo il nostro caffè. Gustiamo l'aroma, il profumo, la bontà che anche oggi ci è permessa dalla volontà di Dio, perché tutto ciò che accade, anche la cosa più banale come questa tazzina, è un dono di Dio. Buona domenica e ci vediamo domani mattina con una nuova settimana. Deo gratias.